Cari amici, pace e bene, buongiorno a tutti voi. Anche oggi è una magnifica giornata di sole e siamo tornati nel nostro orto. E vi devo dire che quest'anno, insomma, il nostro orto ha prodotto abbastanza, è stato molto molto generoso. Penso, al di là della cura che noi abbiamo avuto per lui, però sappiamo bene che il Signore ci dona tanta abbondanza, tanto benessere. E oggi vi vogliamo mostrare una delle qualità delle zucche, la zucca chiamata trombetta. Vedete, questa è una caratteristica particolare di questo frutto, che è sempre zucca, quindi la pianta è uguale a come tutte le altre piante, però il frutto è veramente particolare. Eccoci qua, una bella zucca trombetta, che sembra quasi che si può suonare la tromba. Ho letto che questa qualità di zucca viene prodotta soprattutto nella Liguria, e però noi stiamo in Puglia e abbiamo piantato e ci ha dato tanto buon frutto. Consuma come tutte le altre zucche, le zucchine quando sono tenere, ma poi soprattutto questa grandezza, no? Che poi diventa anche abbastanza pesante, quindi si possono fare a rondelle, si possono cuocere, cucinare in tanti modi, come si cucina la zucca, anche fare delle ottime zuppe. Noi questa la custodiremo per l'inverno. Ecco, io l'idea bella, no, che mi è venuta quando ho visto questa, la vorrei usare per il presepe che prepareremo quest'anno, no? Perché è proprio caratteristica, e queste cose belle, caratteristiche, devono lodare il Signore, devono dare piacere agli occhi e collegarle veramente con chi ci ha portato il benessere vero, quello del cuore, quella dell'anima. Quindi questo vi voglio ricordare, vedete, proprio è una cosa magnifica questa zucca. La pianta della zucca produce anche tanti tanti fiori, e anche noi quest'anno ne abbiamo potuto usare, perché i fiori di zucca, sapete che possono essere fatti ripieni, fritti, possono usarsi per le salse, per la pasta, in tantissimi modi, come anche, diciamo, il frutto, che è questo, quello che è il prodotto che noi possiamo avere adesso e che si può conservare per tutto l'inverno. Sappiamo tutte quelle zuppe belle della zucca e di altri, diciamo, ortaggi che noi possiamo consumare. Bene, vi salutiamo caramente, cari amici, con una suonata di trombetta. Pace e bene a tutti voi. Para para para.